fa sempre i numeri, signori. Con tanti cavalli eravamo a treno, non è facile. Poi oggi secondo me avevi le gomme vecchie di 3 legislature, vero? Quindi grande vittoria in classe oltre 2000 per il numero 34 Eugenio Catizzone. Lui ormai è di Varese, non è più di Catanzaro. Lugano. Sì, da Lugano. Ormai è international. Lo possiamo dire però, nell'articolo di domani, piloti da tutta Europa. Ci spendiamo il jolly. Eugenio, non ti chiediamo come la strada, che tu la conosci bene. Così bagnata non l'avevi mai interpretata, però. Così bagnata no, non l'avevi mai interpretata. Però l'asfalto, secondo me, era top. Anche la bagnata funzionava. Guarda, sono sicuro che nella maggior parte delle strade in cui si corre con asfalti molto più viscidi già da asciutti, oggi ci sarebbero stati 50 caratteristiche impegnati. Assolutamente sì. Bene, ci rivediamo fra un po', intanto complimenti. Andiamo al gruppo E1 Moto. Posto 6 assoluto per il numero 34, Eugenio Catizzone. Quinto assoluto, il numero 8, Gaetano Rechichi. Quarto di giornata, il numero 12, Adriano Ricci. E andiamo al podio, andiamo alla top 3. Terzo classificato, il numero 14, Giuseppe Giovetta. Allora, terzo, secondo e primo ricevono dei bellissimi oggetti offerti, ce lo dice lui stesso, il nostro rigido là, straordinari oggetti, facceli vedere. Sono dei manufatti che la gioielleria dei miei genitori ha donato, io ho semplicemente personalizzato, amato dorato gioia. E io ho personalizzato con delle targhette scritte a mano. Quindi... Sempre alto livello, un applauso. Luigi praticamente non ha fatto dono solo ai primi tre, ma ha portato tanti altri regali per i vertici di Agisport, che qui non vedo, ma che abbiamo già consegnato. Grazie Luigi. Grazie a voi. Secondo agli scacchi, numero 7, Michele Puglisi. Vince l'ottavo slalom di Cambarie, la prima edizione di campionato italiano su questa leggendaria strada, il numero 4, il figlio d'arte, Emanuele Schirace. Emanuele, nella sua giovane ma già intensa carriera, è arrivato vicinissimo alla vittoria di due campionati italiani e dobbiamo dire con onestà che almeno in una delle due occasioni l'avrebbe meritato. È stato sfortunato, ricordo che nel 2020 o 2021 era in corsa, era in testa, ad Oppido ruppe il cambio, mi pare, cambio nel motore, nei motori moto, e lì gli condizionò la stagione, che davvero quell'anno lui poteva vincere e avrebbe anche meritato di vincere il tricolore, e gli auguriamo di raggiungere questo obiettivo. Grazie e complimenti.